Siamo qui con Paolo Vanni per un motivo che ho saputo che ti presenterai con una lista civica alle prossime elezioni. Lo smentisci o lo confermi? Né lo smentisco né lo confermo, intanto perché per fare una lista evidentemente ci vogliono più persone, perché la definizione di lista è un gruppo di persone che si mettono assieme per concorrere a una competizione elettorale. Esiste in questo momento un ragionamento, un pensiero, una riflessione che viene fatta in un'area politica che è quella socialista libertaria e che coinvolge diverse persone su come affrontare questa prossima scadenza elettorale e come, voglio dire, dare la possibilità a un'area culturale politica di essere rappresentata a queste elezioni. Però, perché se tu appunto riesci a diventare sindaco, è chiaro che puoi realizzare il programma, quel programma che alle scorse elezioni non hai potuto realizzare perché non ti hanno fatto assessore. Difatti Paolo Vanni scioccò un po' la città con questo manifesto, il manifesto dove prometteva 1 milione di posti di lavoro per i giovani e solo a Genova. Tra l'altro ho notato adesso, perché non ci avevo fatto caso, che 1 milione è scritto con uno zero in più. Cosa era? Voluto per ingannare? Era voluto, nel senso che non era un errore tipografico, era voluto proprio per accentuare queste iperbole di comunicazione, nel senso che, come dire, era una vera e propria provocazione per richiamare l'attenzione su forse uno o il tema più importante della città, che è il futuro della città legata ai giovani. E il futuro della città legata ai giovani significa occupazione e quindi possibilità di lavoro. E c'era un tuo ammiratore di questo programma che cancellava uno zero perché pensava, sì, no? Ci sono stati diversi aneddoti durante la campagna elettorale. Alcune persone addirittura, prendendo alla lettera questo tipo di affermazioni, erano assolutamente preoccupate dello sviluppo demografico e conseguentemente edilizio della città, perché un numero così elevato di persone che arrivavano in città avrebbe determinato, come dire, un cambiamento proprio dal punto di vista della struttura abitativa. Ma c'erano anche persone, come dire, che sempre con un senso civico assolutamente perfetto giravano la città con un pennarello cancellando uno zero perché ritenevano che l'errore non fosse, come dire, una provocazione ma fosse un errore tipografico. Perché la Vincenzi non ti ha messo alla prova e non ti ha fatto assessore? Questo io non lo so, devo essere onesto, voglio dire, io più volte ho chiesto anche, come dire, un appuntamento col sindaco, o anche, come dire, nel momento in cui ci fu l'episodio un po' così burrascoso del fenomeno Tangentopoli e quindi con alcune situazioni rispetto anche a quelli che si occupavano di comunicazione, mi offrì anche a titolo, come dire, assolutamente gratuito, quindi senza pretendere nulla, per offrire le competenze e le capacità. Devo essere onesto, non ho mai avuto, come dire, un segno di risposta né di attenzione, ma questo penso che, voglio dire, sia dettato dal fatto che, voglio dire, questa classe politica ha dei rapporti all'interno di cerchie, di amicizie, di relazioni. Se tu non sei all'interno di questa cerchia, come dire, la possibilità di qualche modo di catturare l'interesse diventa assolutamente poco probabile. Tu nasci nel mondo della pubblicità, sei creativo, sei cresciuto alla Piaggio con il mitico Ettore Zancani, che poi hai ritrovato nella Nuova Sette, che conduci. Però non ti basta questa attività, hai voluto fare il direttore artistico della Berio e ogni giorno inventi qualcosa. Adesso hai inventato, no, hai la scorsa settimana, di offrire da bere a tutti quelli che dimostravano di avere votato. Sono venuti in tanti? Sono venuti in tanti, ma la cosa più importante è che c'è stata una partecipazione da parte di un gruppo di persone che sono gli artisti e i cantautori liguri, che dalla Spezia Sanremo si sono resi disponibili a titolo gratuito, anzi, come dire, investendo del proprio, per venire a suonare e per dare, come dire, un pretesto, un motivo, un'incentivazione a coloro che avrebbero dovuto votare al referendum. Segnala una cosa, che, voglio dire, sono, come a volte capita per carattere, voglio dire, una persona che cerca delle sfide, a volte, come dire, non dico impossibili, ma molto difficili. Il Berio Caffè era una di queste sfide, nel senso che era un locale, come dire, abbandonato, in qualche modo anche, come dire, depresso. Prenderlo, rianimarlo, riaprirlo alla città, dare la possibilità, come dire, a tante persone di utilizzarlo per promuovere le loro idee e le loro iniziative, è stata la vera sfida realizzata. Poi tu hai curato la campagna elettorale per vari personaggi, tra cui Roberto Bagnasco, hai avuto l'idea di mettere tutte le testine delle persone che
mettevano la faccia per lui, è stata una carta vincente, no Bagnasco? Sì, Bagnasco ha avuto un ottimo risultato elettorale. Devo dire che è stata una delle tante campagne elettorali da noi fatte come agenzia Nuova Set che ci ha dato, come dire, la dimostrazione che certi tipi di meccanismo funzionano. Nel senso che invece di presentarsi, come fanno tradizionalmente i candidati, a livello individuale, il meccanismo della campagna è partito dall'aggregazione di un gruppo di persone, da qui le facce e da poi anche le firme, di persone che conoscendo Roberto Bagnasco a titolo personale, come dire, mettevano faccia e la loro credibilità per sostenere la sua candidatura. Senti, per questa lista così hai già studiato il nome e qualche slogan oppure ci stai pensando? Ripeto, se è una lista è un fatto collettivo e non è un fatto, come dire, individuale. Beh, ma il nome lo devi... Il nome, voglio dire, sarà anche legato, come dire, se questo si dovesse concretizzare, il rapporto alle persone che vorranno, come dire, anche loro entrare nella lista, quindi deve essere rappresentativo non di una persona né di un'idea, ma di un gruppo di idee e di persone. Ci sono? Ci sono persone, come dire, che spingono, persone che pensano, persone che, come dire, in questo momento faccio una riflessione, il referendum ha segnato, come dire, un momento di entusiasmo, di ritorno alla voglia di partecipare di tanta gente che era, come dire, rimasta estranea per lungo periodo dalla politica e non solo dai partiti. Questo può essere il segnale, come dire, di una ripresa di partecipazione e di un ritorno collettivo ad amministrare e a gestire la cosa pubblica in un senso più ampio. Sarà una lista che appoggerà il centro-sinistra, no? Beh, io sono di origini e di cultura libertaria, quindi la mia vocazione non può essere che a sinistra. Dico che origine e vocazione libertaria significa che in qualche modo, come dire, anche storicamente la mia vicinanza ai socialisti nasce proprio per l'affinità culturale tra questi due movimenti che nella storia hanno fatto della libertà, voglio dire, quindi non dell'autoritarismo e del dogmatismo, voglio dire, un loro credo forte ed esplicito. Sbilanciati almeno con l'ultima domanda, preferisci appoggiare Marta Vincenzi o, che so, Roberto Pinotti? Non ho un particolare, come dire, senso di preferenza tra le due persone. Le conosco poco tutte e due, a pelle, voglio dire, sono più portato per Marta Vincenzi, anche perché è un'incazzosa, voglio dire, una decisionista, una persona che, voglio dire, nel bene o nel male fa quello che pensa giusto fare e quindi, come dire, per carattere, per attitudine, sono con persone che hanno più questo tipo di atteggiamento che persone che, voglio dire, fanno mediazione politica. Bene, allora ci rivedremo quando avrai deciso il nome e potrai annunciare qualche personaggio della lista avanti. Grazie. Grazie a te. Grazie.